Buonasera e ancora una volta con la nostra bussola nel labirinto dell'economia. Con noi il professor Loris Nadotti dell'Università di Perugia e un ritorno Giuseppe Castellini, direttore del Giornale dell'Umbria, che è ritornato Buonasera. Dopo i fasti di una vacanza sarda. Dunque, siamo tra l'altro in un momento nel quale siamo bombardati da parole vecchie e nuove, ma che comunque non fanno altro che richiederci nuovi tipi di conoscenze, proprio per orientarci nel labirinto dell'economia, spread, bond, bond, eccetera, eccetera. E sembra proprio poi che a Bruxelles sia accaduto qualcosa di importante. Eugenio Scalfari, un grande vecchio del giornalismo italiano, a proposito di questo incontro fra Merkel, Monti e il ministro francesi, spagnoli, eccetera, parla di Monti non ha vinto, Merkel non ha perso. Si tratta, dice, forse di un pareggio patteggiato, ma intanto la disoccupazione presenta dati allarmanti e il ministro francese degli affari europei ha detto che l'Europa non può essere un grande mercato aperto ai quattro venti del liberalismo in cui il dumping fiscale e sociale rappresenta la regola. Che ne pensa, professore? L'affermazione mi trova d'accordo. Peccato che ce ne accorgiamo con molto ritardo. Dopo 20 anni mercato, l'Unione Europea è cominciata, e ce lo ricordiamo noi con i capelli bianchi, nel 1992-93, quando caddero le ultime barriere alla mobilità dei capitali, delle merci, delle persone all'interno dello spazio economico europeo. Fu una scommessa all'epoca questa, quella di pensare che si poteva arrivare a una omogeneizzazione delle norme aprendo prima gli spazi economici. Forse a questo intento, peraltro a mio giudizio meritorio, sarebbe stato necessario far seguire anche un insieme di regole condivise, di controlli condivisi che invece non ci sono mai stati. Questo perché gli orientamenti politici prevalenti negli ultimi 20 anni hanno pensato che il liberismo, laissez-faire, potesse comunque, attraverso la mano invisibile della concorrenza, porre rimedio anche a quelle che potevano sembrare degli scompensi nell'economia. Non ricordando che lo stesso Adamo Smith, nella Ricchezza delle Nazioni, cioè il famoso inventore della mano invisibile della concorrenza, sosteneva che in certi ambiti, per evitare che il libero mercato faccia disastri, è necessario che comunque ci sia una regolazione e un controllo. Il mercato senza regole non esiste e quando si cerca di far funzionare il mercato senza regole si assiste a disastri come quelli che purtroppo ci affliggono da 4 anni a questa parte. Giuseppe Castellini, allora il professor Nadotti parlava di disastri che ci affliggono da qualche anno a questa parte e sono quelli che stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle e non si vede, nonostante le affermazioni del Premier, questa luce in fondo al tunnel ancora pare non esserci. Innanzitutto, professor Nadotti, faceva venire in mente la battuta di un ministro francese quando diceva federate i loro portafogli, vedrete che prima o poi federerete anche i loro cuori. Quindi fu questa un po' la logica con cui il cammino anche dell'Unione, no? È stato che il 1 gennaio del 1993 ci fu la liberalizzazione delle merci, dei capitali e delle persone, insomma, del traffico, che peraltro veniva dopo, la svolta fu nel 1987 a Milano, con una trattativa molto difficile, soprattutto perché la signora Thatcher si tirò indietro, batteva i pugni sul tavolo, ridatemi i miei soldi, voglio i miei soldi, perché sosteneva che il contributo dato dall'Inghilterra all'Unione, in quel momento al mercato, era superiore ai vantaggi che ne riceveva. Infatti l'accordo fu trovato proprio diminuendo la quota dell'Inghilterra. Ma ne abbiamo parlato anche un'altra volta. C'è un punto, adesso al di là dei problemi contingenti, insomma, si seguono sulla cronaca, un punto che a me impressiona molto è che i dati sono stati riportati
in maniera molto chiara nell'ultimo libro di Tremonti, mi sembra Uscita di sicurezza. Noi abbiamo nel 1987, proprio per parlare del come le regole, perché le regole c'erano, ma poi sono state via via smantellate. Nel 1987 i derivati rappresentavano il 5% del prodotto lordo mondiale. Nel 2000 erano il doppio del prodotto lordo mondiale. Nel 2010 il prodotto lordo mondiale, mi pare che si attesti sui sono 12 volte i derivati, adesso mi sembra che sia di 64 mila miliardi in euro. Però, pessimistiche, sì, 12 volte. E 64 mila miliardi, così stimato in euro, parlando in euro, il prodotto lordo mondiale, e 770 mila miliardi sarebbero i derivati. Questo è accaduto perché via via sono state smantellate quelle che erano state un po' le regole, fissate peraltro nelle sue grandi linee dopo la crack del 29, dopo la grande crisi del 29, quindi nell'epoca di Roosevelt, in cui fondamentalmente, qui il professor Nacodotti sicuramente potrà essere più preciso di me, si divideva la banca d'affari dalla banca commerciale. La banca commerciale accedeva al pubblico denaro, ai depositanti, e poteva fare, lucrava sui prestiti che faceva, adesso per semplificare, sostanzialmente a famiglie e imprese. La banca d'affari faceva operazioni speculative, ma non accedeva al prestito pubblico. Negli anni 90 e l'ultima nel 2000, quando fu portata a termine questo, invece praticamente la banca poteva fare tutto, per cui adesso siamo trovati in un paradosso, che gli stati sono dovuti intervenire per evitare i fallimenti delle banche, garantendo anche non i depositi dei consumatori, delle famiglie e delle imprese, ma garantendo anche tutte le operazioni speculative che sono state fatte, cioè lì c'è stata veramente, come dire, una privatizzazione dei profitti e adesso una socializzazione delle perdite. Questo a livello sistemico. Io ho infatti il dubbio che in un mercato finanziario così, dove i rapporti sono squilibrati, che però derivano sempre da uno squilibrio macroeconomico fondamentalmente, perché tutto ciò è avvenuto perché ci sono forti paesi, diciamo tra virgolette, risparmiatori, in particolare la Cina, no, che ha un livello di consumi che è di circa il 35%, che sono un livello di consumi che noi abbiamo raggiunto solo durante le guerre, quel livello di compressione dei consumi. Quindi forti attivi che possono essere investiti all'estero, e dallo stesso tempo la necessità soprattutto degli Stati Uniti di finanziare a debito il livello di vita dei propri cittadini agendo sulla leva finanziaria. Questo secondo me squilibrio macroeconomico ha determinato, attraverso un uso spregiudicato della leva finanziaria, eliminando i controlli, uno squilibrio finanziario. Però a fondo c'è sempre uno squilibrio macroeconomico. Noi ci abbiamo messo del nostro, perché ovviamente i livelli di debito pubblico a cui noi siamo arrivati erano pesanti, pesanti, forse sostenibili anche in un'altra situazione economica, in questa siamo diventati un paese estremamente, estremamente vulnerabile. Poi lasciamo perdere il fatto che noi dal 2000 cresciamo pochissimo, insomma, fondamentalmente cresciamo poco. E l'altro punto, qui vorrei sentire il pensiero del professor Nadotti, c'è tutta una corrente, ma insomma mi sembra abbastanza acclarata ormai da parte almeno degli esperti, che dicono che tagliare le spese è meno recessivo che aumentare le entrate. Giavazzi e la Lesina molto insistono su questo, mi sembra, no? E il punto che adesso arriva con questa benedetta più, insomma, ancora adesso c'è tutto da vedere. C'è un mare di tagli. Mare di tagli, insomma, bisogna vedere come si fanno, che non si fanno. Però volevo sentire come sono adotti questo, cioè è vero che il taglio delle spese ha una funzione recessiva inferiore all'aumento dei tributi, insomma, della pressione tributaria, primo, e secondo, qual è la situazione italiana, insomma, in questo campo? La risposta si è implicita nel termine stesso di spending review, che significa selezione della spesa, ovvero andiamo a vedere quali tipi di spese andiamo a tagliare.
abbiamo visto quelli che possono essere gli effetti di una, di un taglio indiscriminato della spesa pubblica, sui famosi tagli lineari alla Tremonti, che hanno un effetto depressivo nei confronti dell'economia, perché si taglia tutto in maniera indiscriminata per una certa percentuale, e arriviamo al paradosso che con il patto di stabilità gli enti locali hanno disponibilità da spendere, ma non lo possono fare perché sottoposti appunto a questo tipo di meccanismo. Io credo che questo sia un tipo di logica da evitare e da rifugire. La spending review, dal mio punto di vista, ma non credo solo dal mio, è una rivisitazione in termini qualitativi della spesa pubblica, ovvero tagliare gli sprechi, evitare di andare a incidere sui meccanismi di spesa che invece favoriscono la ripresa dei consumi. Una delle vie di uscita da questa situazione terribile nella quale ci troviamo, a detta di tutti, è la ripresa dei consumi, cioè il fatto che i consumatori ricomincino a spendere. In questo momento tutti i consumi sono segnalati in calo, compresi quelli alimentari, che sono di solito sono consumi a domanda rigida. Anzi, con l'aumento della popolazione. In questo momento calano anche quelli. Questo è un problema serissimo, perché evidentemente questo poi è un effetto di accentuazione del ciclo economico. Allora, il problema è evitare di tagliare laddove i tagli vanno a incidere sulla spesa per consumi, incentivare il risparmio, incentivare l'investimento virtuoso del risparmio. Prima veniva citato il dato del risparmio e della spesa per consumo in Cina. Io, occupandomi di risparmio, di investimento del risparmio di banche ormai da diverse decine di anni, ricordo quando gli italiani avevano una propensione al risparmio che era seconda al mondo solo a quella dei giapponesi. Ogni 100 lire all'epoca guadagnate se ne risparmiavano, e quindi venivano sottratte ai consumi circa, parlo degli anni 80, 17-18 lire, che era una quantità enorme, e queste 17-18 lire finivano in larga parte ad alimentare la raccolta delle banche commerciali, quelle che erano autorizzate in base alla legge del 36 a finanziare solamente, la legge bancaria del 36, a finanziare solamente il credito a breve termine, perché poi c'erano gli istituti di credito speciale che facevano le banche di investimento, ma che si finanziavano attraverso l'emissione di obbligazioni, ed erano gli istituti di credito speciale all'epoca in larga parte, anzi la quasi totalità, in mano allo Stato, e quindi era una sorta di partita di giro. Questo dava sicuramente stabilità al sistema, tant'è vero che la letteratura scientifica del tempo, riferendosi al sistema bancario italiano, lo chiamava la foresta pietrificata. Giuliano lo chiamava così lo stesso Giuliano Amato, che contribuì poi all'inizio degli anni 90 allo smantellamento progressivo di quella che era la situazione di fatto del tempo. Bene, ritornando al punto da cui sono partito, il risparmio e la propensione al risparmio degli italiani è stata per lungo tempo una delle principali molle dello sviluppo italiano, perché abbiamo potuto finanziare il debito pubblico che cresceva. Già mi ricordo quando la Malfa piangeva perché il deficit avrebbe superato negli anni 80 la soglia di 50.000 miliardi, che era... Noi nell'80 il debito pubblico era il 60% del PIL, mi ricordo perché fu una delle prime lezioni all'università. Poi ci fu il periodo della spesa pubblica facile, indiscriminata, in barba alle poche Cassandre che dicevano che quello ci avrebbe portato a una destabilizzazione, ma ripeto, però noi per lungo tempo, fino a pochi anni fa, siamo stati in condizione praticamente di finanziare da soli come Stato il nostro debito pubblico, tant'è vero che ancora oggi abbiamo un debito pubblico tra i più alti del mondo, ma abbiamo un debito privato tra i più bassi del mondo. E questo è solo quello che fino a questo punto ci ha salvato dal vero e proprio default. Ma sarà ancora così? Arrivo a questo punto. Le dicevo, negli anni 80 propensione al risparmio addirittura 16-17%. Il dato dell'anno scorso, la propensione al risparmio in Italia è scesa tra l'8
e 9%. Dimezzata. Dimezzata nel giro di un ventennio, poco più. E questo è il segno della crisi sicuramente. Perché non si risparmia più. Non si può risparmiare più. Perché anzi, gli risparmi vanno intaccati. I redditi reali delle famiglie sono diminuiti, sono aumentati solo certi redditi perché è cambiata la distribuzione generale del reddito. Si sono accentuate le differenze, sono cresciute il numero delle famiglie povere e aumentata la ricchezza in mano a un numero ristretto di famiglie. Perché, e anche qui io sono fermamente convinto della bontà del progetto euro, però l'introduzione dell'euro in una prima fase, a causa dell'assenza di controlli, ha fatto sì che ci siano state alcune categorie di operatori economici che hanno tratto degli enormi vantaggi dall'introduzione dell'euro. Ah, certo, sicuramente. E questo è uno degli aspetti che hanno portato a una maggiore sperequazione nella distribuzione della ricchezza, a un impoverimento relativo della classe media e al fatto che questo si rifletta tuttora nella riduzione dei consumi. Ma se non ripartono i consumi, se non riparte la domanda interna, non possiamo sperare che siano le imprese virtuose e ancora numerose che esportano a poterci tirare fuori dal guado. La via d'uscita è data sul piano della produzione da un incremento del valore aggiunto della produzione delle imprese italiane, e questo può avvenire solo per effetto di investimenti, di innovazione, e da un aumento della domanda interna che passa attraverso i consumi. Ma perché questa domanda interna ricominci a crescere, non si può toccare l'IVA, perché se dovessimo, ahi noi, aumentare di altri 2 punti l'aliquota dell'IVA, sarebbe un'altra mazzata esiziale sui consumi, e per questo va rivisitata la spesa nel senso degli sprechi, cercando di evitare di non toccare quel poco di welfare che ancora esiste nel nostro Stato, perché il benessere, la spesa per il benessere sociale, incide positivamente sui consumi, perché ciò che viene fornito dallo Stato in servizi evita che si spenda in altro modo, evita alle famiglie di spendere in altro modo. Sì, ma io raccolgo questa sua giusta osservazione e riferendola all'iniziativa che Franklin Delano Roosevelt prese negli anni 30 per fronteggiare la famosa crisi iniziata nel 1929 negli Stati Uniti. Delano Roosevelt diceva che per il risanamento è impossibile senza crescita e che per affrontare appunto un risanamento con la crescita era necessaria più democrazia. La democrazia è uno strumento per la crescita. Che ne pensi? Sì, mi viene in mente un bel saggio che ha scritto Giuseppe De Rita, dove rileva che noi abbiamo in Italia, abbiamo avuto insomma via via in questi decenni, meno classi e più ceti. Cioè, che cosa intende dire lui? Che è come se la società si fosse via via sempre più corporativizzata, quindi il ceto che difende la propria corporazione, mentre poi le tradizionali classi sociali, no, si sono un po' sbindellate anche con un allargamento enorme del ceto medio. Il problema è che, rileva sempre lui nel libro, secondo me è un pensiero di un qualche, sicuramente qualche stimolo, qualche interesse, che poi i soggetti della rappresentanza si sono fortemente indeboliti, questo è il punto, ma non solo a livello, parlo della rappresentanza politica, questo poi si riflette anche nella rappresentanza politica, nella rappresentanza istituzionale chiaramente, però si sono proprio, bisognerebbe ridare vigore e forza ai soggetti della rappresentanza, che spesso sono anche, in Italia soprattutto, nella tradizione italiana, soggetti anche fortemente radicati sui territori. Questo si è un po' perso, c'è stato questo. Io credo anche che un certo impoverimento del nostro ceto dirigente, perché questo bisogna dirlo, noi abbiamo l'impressione di un ceto dirigente fortemente impoverito, soprattutto a livello politico, ma adesso al di là del tal partito o del tal altro partito, 2 giorni fa mi veniva in mente una cosa così. Abbiamo visto la partita che c'è stata a Bruxelles, no, sulla cosa di Mario Monti, adesso di là. Mario Monti nella partita a Bruxelles. Come la si possa giudicare, però insomma, io immaginavo a quel tavolo un altro soggetto oggi
che non fosse Mario Monti, perché quei tavoli lì non è che puoi andare, certo. Adesso la butto perché ho sentito poco fa, prima di venire, quella cosa su internet dell'onorevole Barbato, che in un'istituzione come il Parlamento dice a Monti, scusate, io se posso esprimere, l'ha detto l'onorevole Barbato, dice io vi dico cosa avete fatto, parliamo alla massima istituzione, ci avete rotto i coglioni, no, un parlamentare ci dice una cosa, la Camera del genere, è stato ripreso ovviamente da Fini, ma ti dice, ti dà l'idea di un paese, cioè non di che parliamo, nemmeno manco al bar dello sport, un barbarimento culturale, dialettico. Immaginavo se lì, adesso al di là, non voglio dare un giudizio positivo di per sé, sono per parlare della cosa di Monti, ma proprio a livello di rappresentanza. Io avevo difficoltà a individuare nel ceto politico qualcuno che potesse avere l'autorevolezza, la competenza, il peso, in qualche maniera, per poter tracciare una strategia e ottenere determinati risultati. Mi immaginavo, per dire, si parla di innovatore, ma immaginavo Renzi che fosse lì per dire, mi immaginavo, cioè, non riuscivo a trovarlo. Questo mi ha dato la misura del fatto che abbiamo un problema di debolezza del ceto dirigente politico, ma secondo me abbiamo un problema di debolezza del ceto dirigente più complessivo, non solo politico. In una situazione difficile come questa è evidente che ciò dà rischio di far uscire sture anche pericolose, se si vuole. Ricordo sempre un pensiero di Aldo Moro. Adesso abbiamo svicolato il discorso, ma la chiudo qua perché sennò un pensiero di Aldo Moro. In un discorso famoso al congresso della DC di Napoli, che spiegava perché la DC doveva rimanere in quel periodo il perno della politica italiana, ma al di là del suo pensiero diceva questo: la Democrazia Cristiana ha il pregio che contiene in sé una parte importante e consistente dei cittadini italiani che sono poco avvezzi alla democrazia, che tendono ad essere populisti e razionali, ma che in questo contenitore noi via via li avviciniamo alla democrazia impedendo di uscire fuori e di fare questo. Questi che non c'è, adesso al di là, poi era il DC di Moro, c'era la coscienza in Moro che c'è nel nostro paese una pancia talvolta reazionaria, o chiamatela populista, ma al di là dei colori politici, che in momenti di frattura esce fuori. Io ricordo sempre il successo dell'Indipendente, no? Vittorio Feltri, che è il capo di questa pancia che lui è bravissimo a grattare, no? Basta vedere i titoli che fa, è chiaro, ma un genio del giornalismo, perché ha capito che quell'Italia che fino al 92-93 quasi si vergognava, era in un angolo, lo pensava, ma non lo diceva, con la frattura della Prima Repubblica esce, viene su, si sente legittimata, si è utile. Cioè questo vuol dire che questi virus antidemocratici, io li chiamo reazionari, ma non è perché uno si chiama razionalismo, è sempre di destra, no, populisti, chiamateli come volete, ma insomma ci sono, questi bacilli ci sono, si possono, ci sono. E questo a me preoccupa moltissimo, anche quando vedo i sondaggi, ma non tanto per il risultato elettorale, perché so che questi bacilli uccidono la democrazia e uccidono questi corpi, questi soggetti, questi rappresentanti, diciamo, istituzionali, quelli di cui parla De Rita, questi soggetti che invece su cui secondo me il Paese può rilanciarsi se vengono rafforzati, aiutati e ricostruiti. Quindi la questione della democrazia in un contesto di crescita è innegabilmente importante. Ma tra l'altro notizie dell'ultima ora ci dicono che uno dei risultati che Monti pare abbia conquistato, poi i fatti ci diranno se è così o meno, a Bruxelles, quello dello scudo antispread, già la Finlandia e l'Olanda hanno detto no. Sì, il peso di questi paesi non è grande come quello della Germania. Il diritto di veto ce l'hanno. Ce l'hanno, hanno però, il diritto però, di veto. Però mi pare che nell'ambito di questo strumento lo può mettere chi ha il 15%, loro hanno il 7,5%, in realtà quindi non potrebbero, però è chiaro che loro parlano per conto della Germania. Esatto, però c'è un campanello d'allarme. E poi, professore, magari non so se è il momento giusto per dirlo, perché è ancora una cosa, si dice, in fieri, ma il piano taglia come funziona, e poi si aggiunge a questo un discorso che riguarda il famoso piano taglia debito che il ministro Giarda sta mettendo in piedi come una valida ulteriore possibilità, che una fase di questo piano prevederebbe la emissione di titoli pubblici garantiti da un'ipoteca del 10% sulle proprietà immobiliari degli italiani.
Che cosa possiamo dire? Il fondo, il cosiddetto scudo antispread. Antispread. Allora, ricordiamo che questo tanto declamato spread altro non è che la differenza in termini di rendimento tra i titoli del debito pubblico italiano a 10 anni e gli omologhi bund tedeschi. Tedeschi. Oggi è calato un altro pochino, stiamo intorno ai 4,1 punti percentuali di differenza. Cioè investire in un titolo tedesco in questo momento rende 1,5 punti percentuale l'anno, ovvero ha un rendimento negativo, perché se pensiamo che l'inflazione sull'euro è intorno al 2-3, significa accettare, investendo in un titolo tedesco, di perdere lo 0,8% all'anno. E invece un titolo italiano, gli ultimi che sono stati emessi a 10 anni, rende quasi il 6%. E quella differenza rappresenta lo spread. Che cosa significa spread? Significa valutazione di affidabilità creditizia che il mercato dà ai due emittenti. Se investo 10 anni nel titolo del debito pubblico italiano, evidentemente ho più timori che l'Italia non ce la faccia a rimborsare quel titolo e pertanto chiedo di essere più remunerato, più pagato. E tanto più alta è la remunerazione, tanto maggiore è questa differenza. In termini di costo poi per lo Stato, perché quello che lo Stato paga è un costo per interessi. La spesa per interessi in questo momento è la nostra malattia. Non va dimenticato che la parte al netto degli interessi del bilancio dello Stato è attiva. Cioè la differenza fra entrate fiscali e spese che lo Stato fa senza considerare quelle per pagare gli interessi sul debito è attiva. Quindi c'è un surplus di bilancio che però siamo costretti a utilizzare per pagare questa montagna di debito che abbiamo, che se ormai è quasi vicino ai 2 miliardi di euro. Ci siamo quasi, purtroppo. Allora, il sistema che avrebbero inventato e che purtroppo, sottolineo purtroppo, è ancora noto nelle linee generali, prevede che sia costituito un fondo la cui parte in contanti è ancora piccola, perché si tratta di poche decine di miliardi di euro che vengono versati a questo fondo. Un'altra parte sarebbe, si dice, a chiamata, cioè nel quanto caso serve? Di necessità di fare intervenire il fondo si chiamano gli stati a contribuire. È chiaro che gli stati per contribuire devono emettere titoli del debito pubblico propri, ognuno pagando quel che è il proprio costo, ovvero ci si troverebbe per sovvenire uno Stato in difficoltà nel pagamento degli interessi a condividere il debito pubblico. È quello che i tedeschi, i finlandesi, gli olandesi, in quanto virtuosi, non vogliono sentire, perché dicono: noi non vogliamo niente a che vedere, perché ci dobbiamo pagare il prezzo di quelli che hanno i conti in disordine? Questo è il problema centrale. Avrebbero messo le cose a posto dicendo: lo facciamo e l'Italia si chiama fuori, perché l'Italia in questo momento dal fondo salva spread si chiamerebbe fuori, ma sarebbe questo fondo solamente a beneficio degli stati più in difficoltà, Spagna, Irlanda, Portogallo e Grecia, eventualmente, poi la Grecia è un discorso un po' a parte, e a questo punto sarebbe la Banca Centrale Europea, e anche questa è una novità, perché finalmente, e questo è un grande risultato di questo vertice, il fatto di aver dato alla Banca Centrale Europea finalmente un ruolo. Non dimentichiamo che il trattato istitutivo della Banca Centrale Europea ha previsto che questa banca possa unicamente intervenire nel controllo dell'inflazione, del potere d'acquisto dell'euro. C'è scritto non più del 2% di inflazione, quindi tutti gli interventi devono essere finalizzati per questo. Basta, perché a quel tempo nessuno voleva cedere un briciolo di sovranità nel controllo del sistema bancario, dei propri conti, mentre invece politicamente questo si sarebbe dovuto fare allora. L'altra idea che lei citava, l'ho letta anch'io qualche giorno fa, quindi so quello che sta scritto sui giornali come voi,
è che, e l'idea non mi sembra sbagliata, siccome abbiamo un terribile problema nello smobilizzare il patrimonio pubblico, perché per ridurre il debito, come una qualsiasi famiglia, che cosa si fa? Si vendono i gioielli di famiglia. Lo Stato ha tanti gioielli di famiglia. Però il rischio è che se si vanno a vendere molto rapidamente si incassa. In un momento come questo, in cui di denaro in giro ce n'è veramente poco, anche in ambito internazionale, il rischio è quello di svendere, e non è giusto, perché questo significherebbe fare un ulteriore danno ai cittadini e ai contribuenti. Allora l'idea è quella di dire: conferiamo tutto questo patrimonio in un fondo, gli facciamo emettere dei titoli che sono sottoscrivibili dai risparmiatori e che sono garantiti dallo Stato e che hanno un rendimento pari a quello del titolo del debito pubblico. E via via poi questo fondo viene con calma svenduto, lo si porta subito a riduzione del debito, tutto ciò che deriva dall'alienazione di questi beni viene portato a riduzione del debito, e questo ovviamente riduce la spesa per interessi. E questo sarebbe utile. Potremmo scendere al 90%. Oh, brevissimamente, perché abbiamo terminato il nostro tempo. Peppino? No, dicevo, è chiaro che il debito pubblico oggi è che peraltro debito pubblico per metà è detenuto, diciamo, dagli italiani, diciamo così, per metà è estero. Il problema rimane, che però sono legati, no? Perché quando uno dice debito crescita, perché c'è un bello studio che dimostra che se noi crescessimo tra il 2 e il 2,5% l'anno di PIL, la nostra situazione rimarrebbe, anzi sì, riusciremmo a ridurre. Il problema è che però a questo punto i due fatti sono legati. Ma non è solo un problema, quando parlava il professore di spread, no, ha spiegato benissimo, è un problema che oggi, parlo del mondo produttivo, un'impresa tedesca si finanzia con, leggevo, dato 1,75, una italiana oggi se va in banca di media tra il 6 e l'8% a secondo del merito di credito che ha, è evidente che non c'è partita, perché io e il professore, io sono in Italia, lui ha un'azienda in Germania, partiamo già in condizioni, oltre tutto il resto, no? Partiamo in condizioni competitive, quindi questo fatto dello spread non è che non incide anche non è solo un fatto di bilancio pubblico, è un fatto che incide profondamente anche sull'economia e quindi sulla crescita, quindi i problemi sono legati. Perché è chiaro che se c'è qualcosa che rende a un certo livello di rischio il 6%, certo, se lo do a un'impresa con un po' di rischio in più, minimo gli devo chiedere il 7%. Certo, questo è il punto. Allora, abbiamo terminato qui la nostra importante conversazione, bussola alla mano, per orientarci nelle giungle della economia. Ringraziamo il professor Loris Nadotti dell'Università di Perugia e il nostro ospite fisso Giuseppe Castellini, direttore del Giornale dell'Umbria. Buonasera a tutti.